Tanta guagna per tutti, sono Luke Comics, bentornati in una nuovissima classifica, questa volta sugli MMORPG. Per chi non la sapesse, MMO sta per Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Decima posizione occupata da Elsword, un videogioco con grafica 3D a scorrimento trasversale. Abbiamo la possibilità di scegliere 9 personaggi diversi, ognuno con la propria arma e le proprie combo. Così possiamo adottare stili diversi di combattimento. Ha una grafica particolare che ricorda molto i vecchi picchiaduro arcade, con tutti quei numeri colorati e grandi che escono durante i combattimenti. Non so se mi sono spiegato bene, lo spero. Anche se sia la grafica che la trama non fanno impazzire, è divertente. Molto movimentato e sembra proprio di giocare ad un arcade. Nona posizione occupata da The Elder Scrolls Online. La prima domanda che mi sorge spontanea è: ma c'era proprio bisogno di creare una versione MMO di questa saga? No! Perché secondo me va a rovinare molto ciò che c'è dietro. Infatti ho avuto la possibilità di provarlo e l'ho trovato discreto. L'ambientazione è carina, è suggestiva, a parte i dungeon che sono molto simili tra loro. Ci sono tante cose da fare, anzi troppe, e infatti si cade nella monotonia. Come ho già detto, non mi è piaciuto più di tanto, però non dico che sia brutto, per carità. Ottava posizione occupata da Defiance, videogioco ispirato all'omonima serie televisiva. Non è un vero e proprio MMORPG, possiamo definirlo più un MMOTPS perché il gioco si concentra di più sull'abilità del giocatore. È ambientato in un mondo post-apocalittico con l'uso di armi da fuoco piuttosto che spade, archi e magie, come la maggior parte degli MMORPG. Non ci sono classi da scegliere, o umano o alieno. C'è una vasta scelta di armi da fuoco e abbiamo la possibilità anche di guidare alcuni veicoli, tra cui il quad. Lo consiglio agli amanti del genere futuristico. A me non piace molto questo genere, ma ne vale davvero la pena. Settima posizione occupata da Hyon, The Tower of Eternity. Probabilmente è il videogioco MMO con la grafica più pompata, infatti è un CryEngine modificato. La particolarità di questo gioco è l'utilizzo di ali per volare, non solo per spostarsi ma anche per veri e propri combattimenti in determinate mappe. Inoltre combina il PvP e il PvE, così da creare un nuovo sistema definito PvPvE, credo. Infatti, raggiunto il livello 25, se non erro, si potrà entrare in una zona particolare dove le tre fazioni presenti nel gioco si combatteranno a vicenda, gli Elysiani, gli Asmodiani e i Balaur, questi ultimi appunto, comandati dal computer. Se devo trovare un piccolo difetto è che all'inizio è piuttosto noioso perché molte cose non si possono fare e ti resta da compiere solamente le missioni principali e secondarie per salire di livello, vagando per le immense mappe che tra l'altro le considero troppo dispersive. Troppe. Sesta posizione occupata da Rift, solito ambiente fantasy con la possibilità di scegliere tra due fazioni, 4 classi, 6 razze. Una particolarità di questo gioco è il poter scegliere il server in base a ciò che si vuole fare. PvP, PvE, per alcuni può essere un difetto, per altri no. Non ho molto da aggiungere, se la gioca molto con Ion, mi piacciono entrambi, ma ho preferito dare la sesta posizione a Rift perché mi ha divertito di più, non per altro. Quinta posizione occupata da Guild Wars 2, videogioco molto bello e immersivo, possiamo scegliere tra 5 differenti razze. Come dice anche il titolo, si basa sulla guerra di gilde, create da noi utenti, e semplicemente farci la guerra attaccando gli avamposti, nemici, eccetera. Ho trovato molto interessante la creazione del personaggio, infatti dobbiamo rispondere a delle domande, in base alle nostre risposte si creerà la storia del nostro personaggio. Se vi piacciono le piccole guerre tra gilde con la possibilità di crearne una, vi consiglio di giocarci o almeno di provarlo. Quarta posizione occupata da World of Warcraft, molto probabilmente il videogioco MMO più giocato al mondo. È richiesto un pagamento mensile e ciò mi disgusta. Scusate, ma non sono per niente d'accordo di pagare un canone per giocare ad un gioco. Tutti lo conoscono e tutti sanno che è davvero un bellissimo gioco, in continua crescita. Ed è in quarta posizione perché proprio non riesco a farmi piacere questo problema del pagamento, perché sì, per me è un problema e mi dispiace, ma questa cosa proprio non la mando giù. Ho amato tanto la serie Warcraft in single player e come contesto online è uscito questo. Francamente non ho altro da aggiungere, non vogliatemi male. Terza posizione occupata da Ragnarok Online, videogioco piuttosto vecchiotto con grafica primitiva e musichetta infantile con l'utilizzo di sprite in 2D in un mondo tridimensionale, come Nostale se ce l'avete presente. E proprio questo è il bello di questo gioco, con quella sua atmosfera, non so, semplice, tranquilla,
Soave. Ragnarok è una parola islandese e significa la fine del mondo. Tutto il gioco è ispirato all'omonimo manga coreano, perciò la storia e le ambientazioni sono curate bene, con uno stile ben delineato anche se primitivo, appunto. Come ogni videogioco di questo genere ci sono le varie classi e specializzazioni da scegliere. Lo consiglio a tutte quelle persone che amano lo stile anime un po' chibi. Se invece preferite le cose tamarre, beh, passate all'altro. Seconda posizione occupata da DC Universe Online. Hai sempre sognato di essere un supereroe, di crearne uno tutto tuo e fare quello che vuoi in una gigantesca metropoli? Questo gioco fa per te. Come dice il nome, è ambientato nell'universo della DC Comics. Superman, Batman, Flash, li conoscete, no? Il gioco inizia con la creazione del vostro personaggio, con la possibilità di scegliere il proprio mentore, così da avere particolari abilità, il suo modo di spostarsi, l'arma che utilizza, i suoi superpoteri, il costume, eccetera, eccetera. È proprio figo, soprattutto i combattimenti molto dinamici e coinvolgenti, sia contro un altro giocatore che NPC. Possiamo scegliere se stare dalla parte dei buoni o dei cattivi, e ciò influenzeranno le missioni, come sventare una rapina, salvare dei civili o ucciderli senza pietà. Prima posizione occupata da The Exiled Realm of Arborea. Non so se l'ho pronunciato bene. Abbreviato in Terra. Il solito ambiente fantasy, ma perché l'ho messo in prima posizione? Perché lo stile artistico utilizzato è qualcosa di sublime, bellissimo. Il modo in cui sono fatti i boss, tutti diversi tra loro, ben caratterizzati, come anche l'ambientazione ben dettagliata. È stato difficile scegliere la prima posizione, ma alla fine ho messo Terra proprio per questo. Non gli manca niente, molto simile ai già citati prima, ma con un gradino in più, proprio sullo stile artistico utilizzato, che mi piace un sacco. Una particolarità di questo gioco è la possibilità di entrare in PvP in qualsiasi momento, senza bisogno di entrare in determinate mappe o luoghi, ed è molto frenetico. E siamo giunti alla conclusione di questa classifica. Scusate se sono stato molto conciso, ma non potevo dilungarmi troppo, altrimenti sarebbe uscito un video lungo e noioso. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un mi piace o un commento con i vostri MMORPG preferiti, e se volete dare un'occhiata al mio canale, trovate il link in descrizione. Ma nonostante tutto, qualunque sia il vostro MMO preferito, la vera bellezza di questi ultimi è fare nuove conoscenze, perché anche attraverso un videogioco può nascere una grande amicizia. Alla prossima!